Eccolo stile domani, ragazzi, rieccoci quanti carichi pimpanti, Arzil nel canale, un altro video insieme. Come vi avevo promesso, stasera faremo un'altra analisi completa della situazione sulla sentenza plusvalenze e quella della manovra stipendi e un resoconto totale di tutto quello che traspare con gli argomenti che abbiamo in mano e soprattutto i documenti che abbiamo a disposizione, facendo appunto un 2 più 2 e ricostruendo un puzzle che ormai è chiaro, però è giusto e doveroso continuare ad andare ad analizzare nel dettaglio tutto quello che sta succedendo, prendendo anche degli estratti di alcuni di voi e di qualche avvocato che mi continua a scrivere in privato e che ha veramente chiara la vicenda sotto tutti i punti di vista e ad analizzare appunto nel dettaglio approfondendola molto ma molto bene e dando anche dei chiarimenti sulla situazione della carta Ronaldo e di quella di Dybala. Parto con i saluti e i ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community, lo Stile Domani vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e grande ardore. Allora, come vi stavo dicendo, andiamo a leggere brevemente alcune ricostruzioni. Ragazzi, c'è poco da aggiungere, le ricostruzioni della procura sono solo illazioni e fantasmagorici racconti per creare confusione alla vicenda. Ecco che un accordo diventa un ricatto, che una dilazione diventa una truffa, che il nulla diventa realtà. Con la giustizia sportiva c'è poco da scherzare, se sei consapevole passi da innocente e viceversa. Per loro non conta la verità, ma solo il loro tornaconto. Infatti solo una procura ha mosso indagini, le altre, sicuramente già istruite sul da farsi, si sono ben guardate dal muoversi, ed è la verità. Alla fine solo la procura di Torino ha buttato al vento tutti questi documenti, queste intercettazioni, le procure di Palermo, di Napoli, di Milano, di Roma non sono intervenute in nulla. Guarda caso tutti quelli che erano a Torino sapevano tutto di noi, sapevano che nella loro testa c'era una truffa, c'era un'indagine da fare, c'era un reato già commesso, quello che hanno costruito un castello sul nulla basato su delle intercettazioni tra dirigenti. Infatti, poi andando a vedere nel nocciolo della questione, non c'è nulla, nulla di rilevante. Infatti andiamo a vedere l'altro estratto che dice: il 27 si deciderà di annullare il provvedimento, non so se in modo definitivo o rimandato al mittente per incauto giudizio da parte della giustizia sportiva. I fatti sono tutti esplicabili e riferibili ad una normale procedura di compravendita, ma poi se qualcuno vuole metterci sopra un caso, detto tra parentesi o tra virgolette, a mio parere si è puntato molto sulla capacità della giustizia sportiva di poter agire al di fuori della legge, visto che vige la consapevolezza fino a prova contraria, ed è stato uno dei motivi per cui qualcuno ha calcato la mano. E poi ovviamente fa un'analisi globale di quello che è successo anche all'estero. Ieri il Bayern ha esonerato il tecnico Nagelsmann ed è cominciata la girandola delle panchine prima del previsto, molto probabilmente le società vogliono già assicurarsi di non rimanere col cerino in mano. Per fare la differenza tra, diciamo, il nostro club, che spesse volte si accontenta di poco, delle briciole, e magari club che già prevenuti vedono che c'è un lavoro che non sta andando al massimo, non è fatto in maniera certosina, come il Bayern, che è secondo, 9 giornate alla fine, dietro un Dortmund meno attrezzato, neanche il tempo di sbattere le palpebre, esonerato l'allenatore, si pensa già al sostituto Tuchel e Nagelsmann forse in direzione Tottenham. Quindi ecco, nell'ultima parte di questo commento c'è anche lo spunto a come dovrebbe ragionare la nostra società in maniera lungimirante, veloce, a capire tutte le situazioni anche più spinose e magari anticipare le possibili debacle o i possibili problemi. Quindi questo è un altro spunto interessante. Ecco, per quel che riguarda la carta Ronaldo, perché ho visto anche dappertutto che si parla di questa famosa carta segreta e di questa chat su WhatsApp tra i dirigenti che dicono ecco, ha firmato. Io non ci vedo nulla di scandaloso, ragazzi, si sta parlando di un accordo informale stipulato tra la società e il giocatore, che è di comune accordo, la firma della società, la firma del calciatore. È vero anche che il calciatore non ha firmato a quanto sembra, però non ci sono le prove, questo è il problema, perché è andato via al Manchester, ha scelto di accasarsi là perché non ce la faceva più rimanere nell'ambiente juventino, aveva capito che c'era qualcosa che non funzionava e che non era più lui al centro del progetto, ma che si puntava a far giocare altri. Quindi, insomma, non vedo nulla di strano. L'unica cosa che potrebbe, tra virgolette, essere strana, ma non si parla di indagati o di reati, è che Ronaldo non sapesse di questa nota che avesse fatto la Juve, ma appunto se la conferma con lui scritto e ha firmato. Quindi vuol dire che sia Dybala che Ronaldo
erano a conoscenza del fatto che la Juve li avrebbe pagati in maniera dilazionata o tramite bonus o tramite incentivo all'esodo. Più di così, che cosa serve per dimostrare che è carta straccia questa roba qui della sentenza e tutto il castello degli atti della procura che è stato costruito? E tra l'altro, ribadisco per concludere la vicenda, se tu vai a cambiare gli atti della procura aggiungendo carne al fuoco e roba che non serve, come la situazione Cherry, Moulet e Peters e altre storielle su Dybala, su Ronaldo, non fai altro che dover modificare la sentenza, perché non si può dare che come si può dire, un reato che è commesso da parte della Juventus non può aver bisogno di aggiunte, perché vuol dire che quel reato lì è talmente palese, lapalissiano sotto gli occhi del sole, che non c'è bisogno di aggiungere carne al fuoco. Invece, perché continua ad aggiungere carne al fuoco? Per dare autorevolezza a un qualcosa che non ce l'ha. Questa è la verità, distogliere la realtà dei fatti. Quindi ecco, io per quello che sono fiducioso e che riusciremo a spuntarla su di tutti, su Santoriello, su Chinè, su Duce Torsello, su Sandulli che si era ritirato, su Gianoglio, su Bendoni, tutta questa cricca, compreso vabbè Marco Picco che è il GUP, che appunto sarà presente all'udienza, ma ripeto, io continuo a essere positivo, mi arrivano grandi messaggi di spensieratezza da questo punto di vista, e era già da settimane che io vi dissi, occhio che questa sentenza è stata fatta senza capo né coda, senza neanche andare nel dettaglio, senza neanche valutare i vari vizi di forma, i vari vizi procedurali, i problemi delle tempistiche non rispettate, cioè c'erano talmente tanti errori che era incredibile già da parte di alcuni avvocati di diritto sportivo che si fosse arrivati fino a questo punto. Ecco, l'altra cosa molto grave è che non ci è stato neanche consentito di andare al primo grado di giudizio, ci hanno buttato addosso subito fango con questi 15 punti tolti, inventati, anche quelli ne fanno parte del ricorso, cioè passare da 3 punti massimi da poter chiedere per questa situazione creatasi a 15, passando da 9, è una roba indicibile. E poi ovviamente inventare che con la manovra stipendi rischiamo la B, cioè come minimo è un reato di diffamazione, cioè Elkan insieme ai suoi legali che stanno facendo un ottimo lavoro sicuramente chiederanno i danni, già se non ci danno indietro i 15 punti, TAR immediato. Poi addirittura Elkan ha fatto già capire a tutti insieme a Bella Cosa che non ci sarà un patteggiamento per quel che riguarda la manovra stipendi, perché evidentemente siamo già sicuri di vincere lo scontro e perché patteggiando siamo sicuri che qualcuno proverà a mandarci in B o a fare come Calciopoli, cioè dire ah avete patteggiato? Siete colpevoli, quindi non vediamo l'ora di prendere la rete, metterci dentro i pesci innocenti e farvi in un sol boccone. Quindi questo è un po' il succo della questione, ditemi cosa ne pensate anche voi di questo subbuglio che si è creato, un bel pollicione alto alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me e da Nila, come sempre vi ricordo che chi volesse essere salutato nei commenti me lo faccia sapere, lo metterò sicuramente in uno dei 3 video che faccio ogni giorno, infatti ogni giorno ci sono almeno 1 o 2 persone che me lo chiedono, e poi mi raccomando, chi vuole abbonarsi qua sotto ho messo tutti i 3 benefit dei vari abbonamenti, e per chiudere cliccate a gran voce il bottone rosso o nero stivellosamente, orgogliosamente, per iscrivervi, perché molti di voi mi guardano da tanto e ne sono fiero, ma non sono ancora iscritti. Ciao ragazzi!